Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se mi presento con un occhio truccato e uno non, ma alcuni di voi mi avevano chiesto un tutorial sugli ombretti della nuova collezione di Wycon, la linea selvatica. Ebbene sì, io ne ho acquistati due. Questo è il numero 01. Adesso innanzitutto ve lo swatcho, ve lo mostro. Sono della linea ibrido, vedete, molto luminosi, scriventi, però vanno fissati con un po' di primer o colla perché spolverano un bel po'. E poi il numero 05, questo qui, che è molto molto bello e particolare. Sono ombretti che, vedete un po', questo quanto è bello, non so se riuscite a vederlo bene bene dalla telecamera. Vedete? Proprio effetto bagnato. Bene, sono della linea ibrido, molto fondenti, cremosi, che però sono di lunga durata perché la loro polvere appunto dura tantissimo. Allora, ci tenevo però a farvi notare anche quest'altro particolare. Questo ombretto qui, numero 05, non è altro che il singolo del quad di questa linea di Wycon, il party quad di questa colorazione. Vedete? Vedete? E questo praticamente mi ha colpito moltissimo e ne ho approfittato e l'ho voluto prendere. Bene, adesso torniamo a noi. Faccio il mio tutorial come avevo già promesso. Parto con la matita di Astra, la Cosmographic nella colorazione. Questa è una matita che io avevo già pubblicato nella colorazione numero 03. Guardo qui lo specchio, traccio una linea. Vedete? Con un pennello da sfumatura sfumo e fisso il colore prendendo sempre da questa palette di Wycon questo marrone, scarico l'eccesso. Salgo su e mi fermo qua. Con un pennello dalle setole molto morbide, sfumo e prendo questo colore che è un po' più chiaro e lo porto qui in alto, in modo tale che vado a sfumarlo molto bene. Così. Bene. Adesso prendo questo ombretto numero 01. Fisso con un po' di acqua termale. Io uso questo qui della linea Avène perché ho già provato con questo sistema, mi sono trovata molto bene. Ne applico proprio qui alla punta, così vedete com'è luminoso. Poi al centro della mia palpebra uso questo qui. Lo applico qui ed è molto bello. Vedete? Il make-up con questi ombretti si fa immediatamente, rende praticamente l'occhio molto luminoso e facendo ciò si può dire che è completo.
Vedete? Ora invece metto un po' di questo correttore Kiko, si chiama della linea correttore, dunque lo skin tone praticamente nella colorazione 11. E lo sfumo con la mia spugnetta piccina piccina. Ecco fatto. Poi però all'angolo interno ci metto un po' sempre di questo ombretto. Voglio rendere appunto l'angolo un po' luminoso. Così, vedete, appena appena. Riprendo la mia matita marrone, sfumo un po', così. Vedete? Molto semplice. Invece poi voglio tracciare in modo tale che voglio che si noti la linea appena appena a modo di eyeliner, un po' all'angolo interno dell'occhio, così. Invece con la matita bianca ne metto un po' all'interno dell'occhio e un po' sotto il sopracciglio. Molto semplice, veloce e facile. A questo punto non mi resta che applicare il mascara e per restare nella tinta del marrone, anche quindi del neutro, uso il Pure Volume di Catrice, questo mascara marrone che è molto molto bello. Tra l'altro io avevo pubblicato in uno dei miei video, mi fa delle ciglia lunghe, non so se riuscite a notare. Faccio la seconda passata. Vedete? Sporco un po' le ciglia inferiori. Il make-up praticamente è fatto. Come dicevo prima, appunto, molto semplice e veloce da realizzare. Con questi ombretti, poi, come dicevo prima, sono molto luminosi, fanno subito il make-up e quindi resistono. Durano tantissimo nel corso della giornata e mi raccomando, ricordatevi di usare un primer, una colla, qualcosa del genere, perché altrimenti spolverano e vi sporcate appunto tutta questa zona qui. Bene, grazie per essere stati con me. Spero questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!